Ciao! In questo video analizzeremo i metodi di taglio delle strip in Blender VSI senza l'aggiunta di add-on e le proprietà delle strip presenti nella sidebar. L'operazione di taglio è tra le più usate in fase di montaggio video. Posizioniamo il cursore del sequencer o playhead al frame 0 e trasciniamo la clip video nel progetto, quindi premiamo la barra spaziatrice per avviare e fermare la riproduzione. Per effettuare un taglio e dividere in due la clip possiamo usare il nuovo strumento Blade presente dalla versione 2.83 di Blender allocato nella toolbar richiamabile con il tasto T. Attivato lo strumento, ad ogni pressione del tasto sinistro sulla clip verrà effettuato un taglio. Lo strumento è richiamabile anche premendo lo shortcut Shift più Spacebar K. Per riabilitare lo strumento Select, premere la relativa icona oppure Shift più Spacebar W o semplicemente W. Lo strumento Blade è richiamabile anche dal Context Menu che appare facendo clic destro nel sequencer e scegliendo Split. Possiamo modificare le proprietà dell'operazione eseguita agendo sul pop-up Adjust Last Operation presente in basso a sinistra. Il pop-up è richiamabile con il tasto F9. Per effettuare un taglio preciso, posizionare il cursore del sequencer nel punto desiderato, anche con l'aiuto dei tasti freccia destra e freccia sinistra per spostarsi di un singolo frame, eseguire una selezione della o delle clip da tagliare e premere K. Tutte le clip selezionate verranno tagliate. Come in tutti gli editor video, anche in Blender, è possibile ridimensionare la strip tramite il trascinamento delle maniglie poste alle sue estremità. In Blender esistono due tipi di taglio, soft e hard. La differenza risiede nel fatto che un taglio di tipo soft consente di ripristinare il contenuto tagliato, mentre un taglio di tipo hard no. Nel caso di una clip video tagliata in modalità hard, trascinando la maniglia viene visualizzata un'area più scura. Se premiamo Play, visualizzeremo lo stesso frame fino al punto in cui abbiamo applicato il taglio. Questo potrebbe risultare utile nel caso in cui ci servisse un fermo-immagine. Una clip audio alla quale viene applicato un taglio di tipo hard non è più ridimensionabile. Vediamo in questo esempio un taglio di tipo soft, con ridimensionamento della strip tramite il trascinamento delle maniglie. La scorciatoia da tastiera per il taglio di tipo soft è K. Mentre per il taglio di tipo hard è Shift più K. Analizziamo ora la scheda strip della sidebar, che come abbiamo già visto nel precedente video è richiamabile con il tasto N. Selezioniamo la strip video. La scheda cambia in funzione dell'oggetto selezionato. Il primo campo consente di personalizzare il nome della strip. La casella a fianco consente di disattivare la visibilità della strip. Espandendo la scheda Adjust, accediamo a quattro sottoschede: Compositing, Transform, Video e Color. Nella scheda Compositing possiamo modificare il valore di opacità. Il campo Blend dà accesso a svariati metodi di fusione.
Per testarne i risultati dobbiamo posizionare una strip nel livello sottostante. Le combinazioni tra diversi tipi di strip e metodi di fusione consentono innumerevoli risultati diversi. La scheda Transform consente di specchiare la strip nell'asse X Y o entrambi. Spuntando la casella Offset abbiamo accesso a due slider che determinano la posizione della strip dal punto di origine che si trova nell'angolo in basso a sinistra. Abilitando questa casella andremo inoltre a rimuovere la funzione di adattamento automatico della dimensione della strip alla risoluzione del progetto. Come vedremo approfonditamente in un prossimo video, Blender di default stira le dimensioni della strip con il rischio di deformarne la visualizzazione, ma evitando la possibile comparsa di bande nere ai bordi. La funzione crop, se abilitata, consente il ritaglio della strip, rispettivamente a sinistra, destra, sopra e sotto. In combinazione con la funzione offset saranno degli strumenti preziosi per l'editing. Espandendo la scheda video abbiamo accesso allo slider strobe, con valore di default pari a 1, che non porta alcuna modifica. Se portiamo ad esempio il valore a 10, Blender visualizzerà un frame ogni 10, ovvero il frame 1, 11, 21, 31, 41 e così via. L'effetto risultante è un video scattoso, stroboscopico. La casella Reverse Frame, se abilitata, riproduce la strip all'indietro a partire dall'ultimo fotogramma. La scheda Color presenta due comodi controlli sul colore. Saturation, come intuibile, consente di aumentare la saturazione dei colori con valore superiore ad 1 o desaturare fino al valore 0, che porta ad un'immagine in bianco e nero. Multiply, invece, moltiplica i colori per il valore impostato, aumentando o diminuendo la luminosità. Spuntando la casella Convert to Flow, forzeremo il sistema a convertire l'immagine utilizzando una precisione in virgola mobile a 32 bit, portando così il numero di combinazioni disponibili sui colori da 16 milioni a oltre 4 miliardi. Potrebbe essere consigliabile usarlo nel caso di video ad alta definizione con color grading applicata, per evitare possibili artefatti a scapito di un maggior uso di risorse di calcolo. La scheda Time, vista anche nel video precedente, ha vari controlli sulla posizione della strip nel sequencer. La scheda Source visualizza la posizione nel file system della strip selezionata. Color Space consente di scegliere un diverso spazio colore. sRGB è l'impostazione di default. Pre-Seq, il valore impostato e il numero di frames precedenti usato per comporre l'immagine nei file video MPEG. Stream Index consente di selezionare la traccia video nei file multitraccia, mentre la casella Deinterlace consente di deinterlacciare video interlacciati. Ormai l'avvento di file a scansione progressiva ha soppiantato questa tecnologia obsoleta che consentiva di risparmiare larghezza di banda nella trasmissione dei dati. Analizziamo ora la scheda strip di un file audio. Anche qui il primo campo consente di personalizzare il nome della strip. La casella a fianco rende muta o meno la traccia audio. Espandendo la scheda Adjust Sound abbiamo accesso allo slider Volume.
che intuitivamente controlla il volume della strip da un valore minimo di 0 ad un valore massimo di 100. Pitch, invece, controlla la velocità di riproduzione della traccia audio. Il valore va da 0,1 a 10. Inferiore ad 1 rallenta la riproduzione. Sopra 1 la velocizza. Considerare che la lunghezza della strip audio nel sequencer non verrà influenzata da tale parametro. Spuntando la casella Display Waveform, visualizzeremo la forma d'onda all'interno della strip audio nel sequencer. Il mio consiglio è di tenerla sempre abilitata. Spuntando la casella Mono, le tracce stereo verranno renderizzate in un solo canale. La scheda Time, come visto, controlla varie proprietà relative alla posizione. La scheda Source ha un'interessante funzionalità, ovvero la possibilità di impacchettare il file audio all'interno del file di progetto. Vediamo un semplice esempio. Facciamo clic su Pack e salviamo il progetto. Quindi chiudiamo Blender. Eliminiamo il file Spring presente nella cartella video e riapriamo il progetto. La strip video, non essendo più presente nel percorso memorizzato, non verrà riprodotta. La strip audio, invece, essendo stata impacchettata nel file Blend, è riproducibile. La stessa operazione è attivabile anche dal menu File, External Data, Pack All Into Blend o Automatically Pack Into Blend. Purtroppo l'impacchettamento funziona per gli oggetti aggiunti nella 3D View come immagini e video, ma non ancora per il sequencer. Spuntando la casella Caching, il file audio verrà codificato e caricato nella RAM. Molte delle funzionalità viste finora sono animabili con lo strumento Animate Property, che vedremo in dettaglio in un video successivo.